piccola scuola di circo è un'associazione sportiva affiliata alla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, un ente di promozione sportivo accreditato dal CONI. È nato ufficialmente nel 96, ma è nato ufficiosamente già dal 1991, anno in cui io all'ISEF della Lombardia ho discusso una tesi sull'aspetto educativo motorio delle arti circensi come alternativa ad una pratica sportiva tradizionale. Da quel momento è partito il progetto per cominciare a insegnare circo in Italia. Allora le arti circensi a livello sia scolastico che educativo erano assolutamente sconosciute. Ho deciso di noleggiare uno spazio in una palestra privata e di fare partire questi corsi di arti circensi. Circo non è un'attività competitiva, non è uno sport canonico, fa fortemente leva sull'aspetto fantastico dei bambini e quindi si riescono a proporre tutti quegli classici esercizi un po' noiosi che vengono proposti nello sport tradizionale in maniera più divertente e motivante per i bambini. Diciamo che appunto sotto un profilo motorio l'attività è completa perché lavora su tutte le capacità motorie, dalla coordinazione dinamica generale, l'equilibrio, la postura, la coordinazione oculo-manuale, eccetera. E i tipi motori sono essenzialmente due, cioè le persone portate per l'acrobatica e le persone portate per l'equilibrismo e la giocoleria. E diciamo che appunto questo lavoro a 360 gradi è assolutamente così, la nota vincente, diciamo, della proposta. Sono 4 anni che insegno alla scuola di circo. Sono, non lo so, cercale, magari sono sotto i materassi. E prova a alzarli, Daniele, su. Prima sì, ho fatto la scuola, ho fatto seminari e stage anche in giro e poi ho iniziato ad insegnare. C'è la possibilità di provare delle attività molto diverse tra loro e quindi è molto facile che un bambino trovi una specificità nella quale riesce, no? E quindi ha una soddisfazione maggiore. Penso che dia una varietà di possibilità e questo sia il valore aggiunto. Get up and fight. C'è sempre il fascino del circo. Ci vuole un po' di coraggio per stare davanti a un palcoscenico con della gente che ti guarda e magari sei da solo sulla scena, ti mette un po' di soggezione. Il circo non è uno sport, il circo è un'arte. Diciamo che ovviamente un artista completo di circo è anche un eccezionale atleta. Il circo è spettacolo, esibizione, è formazione artistica e quindi in un certo senso l'esperimento della scuola di circo coniuga quelle che sono le competenze metodologiche, didattiche dell'attività sportiva con quelle che invece poi sono le competenze artistiche, nel senso che i nostri insegnanti sono in parte laureati in scienze motorie e in parte invece artisti professionisti. E anche il percorso educativo all'interno della scuola di circo è proprio suddiviso in tappe, come dire, alcuni allievi si approcciano all'attività come attività sportiva e questo ci sta pienamente, altri allievi di questa attività poi ne fanno una professione. Caso diciamo eclatante è Cecilia Zucchetti, lei ha 17 anni, è arrivata seconda ai mondiali di giocoleria a Las Vegas
È stata per questo motivo contattata addirittura dal Cirque du Soleil, dopodiché ha deciso di intraprendere questa formazione professionale. Il nostro progetto, quello che vorremmo riuscire a realizzare definitivamente, è quella della creazione di una scuola che accrediti i ragazzi a poter insegnare circo, esattamente come avviene adesso con scienze motorie o come avviene più semplicemente con il liceo dello sport, con cui peraltro collaboriamo e stiamo tentando di inserire le arti circensi nel programma curricolare degli studenti al pari di qualsiasi altra disciplina sportiva tradizionale.